Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E già sulla benzina abbiamo fatto un bel test. Diciamo, spezzettiamo un po' le problematiche. Allora, qui voi avete parlato giustamente dell'inflazione, quindi aumenti dei prezzi, e qui l'inflazione per massima parte, una parte significativa, è dovuto all'incremento dei costi dell'energia, che si sono scaricati un po' su tutti i beni e su tutti i servizi, no? Quindi adesso pian piano si sta raffreddando il costo dell'energia. Io prendo per esempio il gas. Il gas ad agosto costava 345 euro a megawattora. Parliamo nel 2021, costava 20 euro. Questo è per dare l'idea. Adesso siamo intorno ai 60 euro, che è sempre tre volte il costo del 2021, però significativamente meno. È stato un po' un autogol questo della benzina. Allora, vi faccio questo esempio, perché a me piace parlare con dati alla mano. Il mio benzinaio tutti i giorni mi manda i prezzi della benzina, no? Forse perché è un benzinaio in qualche modo che è molto attento, ma però tanti benzinai fanno. Un benzinaio così carino che manda i prezzi. È un benzinaio di Dormelletto, quindi sul Lago Maggiore, una ridente città del Lago Maggiore, vicino alla mia città, che è a Roma. Fa benzina a Dormelletto, no? La fa a Roma. Allora vi faccio conti alla mano. 9 gennaio, momento in cui si è scatenato un po' tutto. Gasolio 1,868. Sì, benzina 1,779. Questo è senza nessuno sconto, no? Perché era il 9 di gennaio. 20 luglio, con lo sconto dello 0,30, gasolio 1,859, quindi in linea, e invece benzina 1,909, con lo sconto dello 0,30. Vuol dire che questi prezzi senza sconto al 20 luglio sarebbero stati 2223. Però nel frattempo ci eravamo abituati allo sconto, da settembre a dicembre abbiamo campato un po'. Allora, meglio. Bisogna essere. Che vuol dire, Chicco? Perché si arrabbia? Chicco, che c'è? Non ti arrabbiare, che succede? No, non è che ci siamo abituati allo sconto, ci siamo abituati a un certo prezzo. E giustamente lui sta dicendo che il prezzo di oggi senza sconto è più o meno come il prezzo che avevamo prima con lo sconto. Siccome lo sconto costa 1 miliardo al mese e i soldi sono pochi, non è che si può fare tutto, capisci? Mi pare ragionevole. Però quello lo diceva già Draghi, ma lui deve dire cose diverse. Sì, però questo che cosa volevo chiudere un po' il discorso? Cioè, siccome questi interventi, allora, un conto è abbassare le accise e magari nei prossimi 5-7 anni sarà obbligatorio in qualche modo farlo. Perché, abbassatele. Perché con la transizione, all'elettrico diminuiranno automaticamente le entrate delle accise. Questo è un primo aspetto. Ma un conto invece è un intervento straordinario. Fatemi finire e dopodiché dite voi tutto quello che volete. Però l'intervento straordinario è nel momento in cui i prezzi sono assolutamente inabbordabili, perché a 2,2, 2,3, 2,4 sono inabbordabili. Allora io vi ho fatto vedere che il prezzo è uguale. Allora, giustamente, come diceva il presidente Testa, ripartiamo dalle persone. Un miliardo al mese. Qual è la domanda?